Diritto di tribuna in comune a Torino, presentata al Consiglio Comunale una petizione di iniziativa popolare intitolata Richiesta di servizio di trasporto dedicato agli alunni della scuola Pascoli. Noi abbiamo fatto una raccolta firme, per chiedere al Comune di poter venirci incontro dal momento in cui, la scuola Pascoli dovrà essere trasferita per i lavori del progetto Torino fa scuola, ma non ci avevano mai preventivato lo spostamento. È stata una notizia improvvisa che ha spiazzato tutti i genitori e quindi abbiamo chiesto un aiuto inizialmente con una navetta. Dato che lo spostamento era più di 2 chilometri, il comune ci ha risposto no su tutti i fronti. A questo punto abbiamo abbassato le richieste e abbiamo chiesto perlomeno che ci venissero incontro con un potenziamento dei mezzi esistenti, quindi della linea 56 e del 16, e la Compagnia di San Paolo intanto, ci forniva l'accompagnamento da parte di operatori di un'associazione. Il comune di nuovo ha risposto picche, quindi noi ci siamo attivati con questa raccolta firme, ci siamo anche attivati in autonomia come scuola e come Compagnia di San Paolo per ottenere un abbonamento agevolato tramite la GTT, ma il Comune non ci ha dato nulla e quindi abbiamo chiesto perlomeno appunto di prendere a contatto con la GTT per il potenziamento mezzi e magari di venirci ulteriormente incontro sull'abbonamento, dato che le famiglie che hanno iscritto i propri figli alla Pascoli l'avevano fatto perché era una scuola di quartiere e non era preventivato quindi nessuna spesa di trasporto. A maggior ragione quest'anno è stato anche raddoppiato l'abbonamento dei pullman. Quante firme avete raccolto? Più di 1200. Lunedì inizia la scuola. Lunedì inizia la scuola e noi ancora non sappiamo nulla e dovremo inizialmente pagare lo spostamento e fare come si può, preventivando anche che i pullman e le linee siano sempre intasate, perché il 56 è sempre pieno, sono 120 bambini che si spostano, voglio vedere cosa succederà.